Sì, oggi è un momento importante per il piano di zona F8, perché parte praticamente questo importante progetto che abbiamo presentato alla Regione Campania, abbiamo ottenuto il finanziamento, è il centro antiviolenza dell'ambito territoriale Salerno F8. Questi centri in verità sono di più di uno, saranno strutture che saranno finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, e ad offrire loro aiuto e protezione, e quindi cercare insieme a loro di individuare un percorso di uscita dalla Ecco, violenza. dei punti di riferimento sul territorio di competenza del piano Sì, di allora ci zona. saranno distribuiti in tre zone, in particolar modo a Vallo e ad Agropoli, e in maniera diciamo più ridotta come attività, ma anche lì sarà presente a Castellabate. L'azione sarà svolta attraverso un'accoglienza che sarà anche telefonica, oltre che personale, in cui la malcapitata o i malcapitati potranno trovare una consulenza psicologica, oltre che l'organizzazione di gruppi di sostegno, e assistenza e consulenza legale. Questo è importante. Per cui è un'importante iniziativa da un punto di vista culturale per la prevenzione del fenomeno su questo nostro territorio, ed è un qualcosa di innovativo, perché su questo territorio appunto purtroppo stiamo osservando sempre più frequentemente che ci capitano questi fenomeni. Molti di questi, ahimè, restano nascosti nel silenzio delle mura domestiche. Il tentativo di questi centri è proprio quello di far uscire queste situazioni di maltrattamento anche nascoste, per dare un aiuto alla donna, per stare vicino alla donna. È una iniziativa che vedrà, vi dicevo, gli sportelli ubicati in Agropoli, Vallo e Castellabate, e saranno dotati di una strumentazione necessaria, tutta la strumentazione necessaria per poter fornire un servizio di accoglienza telefonica 24 ore su 24, oltre che 5 giorni alla settimana, in orari prestabiliti. Il centro vedrà la presenza costante di uno psicologo e di un sociologo. Saranno ubicati in posti anche discreti, quindi l'invito a tutte le donne che purtroppo sono vittime di questa violenza che capita all'interno delle mura domestiche, di poter venire da noi per essere aiutate, vi ripeto, per poter progettare insieme a loro un percorso e una via di uscita da questa situazione. E nei prossimi giorni ci sarà anche una campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione, diciamo, intorno a questo problema, che sarà a tambur battente e sarà sempre progressivamente crescente sul nostro territorio. È stato importante in questo progetto aver coinvolto anche i distretti sanitari, in questo modo il distretto sanitario 69 e 70, perché bisogna partire e voglio dire, insieme costruire questo tipo di percorso. Quindi diciamo, ribadisco, un'importante iniziativa che la dice lunga sull'attività, consentitemi, lo dico senza essere presuntuoso, dell'iniziativa che in cambio sociale questa amministrazione, insieme anche agli altri comuni e sindaci del piano di zona, sta mettendo in essere. E questa è la politica del fare contro tutte le maldicenze che in questi giorni, in questi mesi, in questi anni hanno cercato di infangare, invano, dico, invano, questa azione nostra amministrativa. Noi con molta umiltà, nel silenzio e senza volerci prendere medaglie, perché assolutamente stiamo facendo solo il nostro fino in fondo, servire le nostre comunità, dicevo, è quello che stiamo cercando di fare e stiamo mettendo in opera da alcuni anni.